Hello, my friends. Poi. Sono arrivato solo adesso perché stavo a fare commissioni. C'è stata un'altra giornata epica. Ok. Allora, ho guardato un po' il 4.6. Bello, c'è cioè Boss di Arlecchino, bello, ovviamente. Ci saranno delle cose, eccetera. Non vedo nuovi. C'è un nuovo boss. Ho paura che sia quello il boss di Arlecchino. Sono dei manufatti. Però sembrano me. Ho giocato su GameMate. Loro dicono: GameMate mi trovo veramente bene con loro. Mi aiutano a fare molte build, eccetera. Sponsored, I wish. Però, onestamente, loro dicono che probabilmente andrà o Shinemawa, quindi Shinemawa lo fai diventare come, c'è scritto proprio sotto, lo fai diventare come Utao, oppure metti Crimson Flame, Crimson of the Witch Flame, perché non ha la, come si dice? Non è vampirica come Utao. Io pensavo che era vampirica come Utao, ma usa pensavo che toglieva anche HP questa cosa, ma non l'ho fatto. Praticamente usa quella cosa dei fatui di Fontaine che ti toglie la vita, che non puoi per un tasso di tempo non puoi curare, cioè quando ti curi toglie questo effetto. Altrimenti hai sempre questo effetto qua. Tecnicamente sta roba dovrebbe togliere vita, come vedo nei miei personaggi. Se vedo bene, non lo so. Però nel video che hanno fatto vedere che c'era HP bar senza HP sopra, la barra rimane verde. Però qualcosa lì va sempre più giù, quella cosa bianca, sembra quasi un coso di plastica sopra la roba, sopra la linea verde della vita. Quindi, boh, mistero, cioè nel senso, se non sarà proprio vampirica, vediamo. Sono curioso veramente della storia di che finalmente la puoi affrontare con una boss fight. Mi dà l'idea che... Ah, abbiamo già fatto questo. Mi dà l'idea che farà male. Quella boss fight. Sarà tipo la Raiden. Hanno fatto vedere le mosse, eccetera. Sembra difficile come boss fight. I guess ci sta. Se si muore in quella boss fight, non è che. Mi dispiace. Sempre. Tanto si può anche riprovare. Ok, qua sempre solita storia di Maria Vittoria. Sì, in realtà voglio il tuono danzante, ma andiamo avanti con loro tanto. Ci rimangiamo questi con la Raid. Sì, poi ho visto che molte armi, molte polearm che vanno bene con la fantesca. Si immagina ovviamente, non è che ce l'abbiamo. Io non ce l'ho, tranne quella lì di... Ops, quella di cosa? Ho completamente sbagliato tasto. Vabbè, non fa niente. Perché ci impieghiamo di più a fare tutta sta roba. You are dead. Ah, è proprio un... Ah, non è un puzzle sto giro. Ok. Qui si può anche spammare, nel senso che ci sta l'attacco caricato, l'idea dell'attacco caricato, ma qua si può anche spammare. Take it, I have no purpose. I have no purpose for this, non mi ricordo esattamente, vabbè. Comunque, stupendo.
Mi piace come update. Mi dispiace che probabilmente la boss fight sarà sbagliata. Ma questo lo sapevo perché Arlecchino è un personaggio importante. Ormai fanno così con tutti i personaggi. Cioè, finché è un personaggio, che ne so, fanno uscire un nuovo Bennett un po' più potente, ma è 4 stelle. No, ci mettono un dominio normale. Ma finché un personaggio, come posso dire, 5 stelle, che è molto importante per la storia, ci mettono qualcuno. Per esempio Navia. Navia è importante per la storia, per carità di me. Peculiare che ti dicono di usare Geo quando questi, se ti copri con Geo, non ti massacrano. Comunque, vabbè. Sì, è un po' così. Cioè, i personaggi tipo, per dire, Navia, bla bla bla, non li, cioè, li guardano, perfetto. Però sembra quasi che siano importanti fino a un certo punto per loro. Mi ho dimenticato che avevo finito la ultima. Voilà. Ah, già ho finito la ultima. Pensavo che era cacciato il gioco, mi sono preso un attimo male. Poi non so se fare una pazzia, lo continuo a ripetere, ma non lo voglio tanto fare. Ma magari se riesco a cambiare i componenti del computer. Però non so. Semplicemente perché se voglio cambiare, se voglio cambiare, se voglio cambiare scheda grafica tra 7 anni, non voglio che quando la vendo la devo vendere a 50 euro, per dire. Vediamo sbagliarci. Passa un bagno. Ok. L'ultimo. Voilà. Questo lo prendo. Stavo per uscire senza quello. Caspita. Vabbè, meno male. Meno con le battaglie. Cioè, ci stanno in pausa, per carità di Dio, ma almeno così la battaglia finisce in 2 secondi. Ci sta. Sì, dovrebbe essere. Allora, fammi vedere un attimo. Archivio. Tutorial. Mi ricordo se scrivi Fatui, poi lo cacciatore. No, non. Mi spiace che è livello 1. Chi tu sopra livello 1? Nemici. Sono questi. Operativo dei Fatui, però non penso che devi, non mi ricordo come si chiama l'abilità, vabbè, comunque facciamo vedere nel gameplay che la vita non andava giù, era troppo strano. Adesso non,
Ma tecnicamente no, aspetta, anche tecnicamente con il gioco no, un gioco. E beh, ma se no, ho capito perché sono io che sono anche un po' stupidino. Va giù ovviamente perché cioè la vita dopo che ti hanno colpito va giù e poi c'è qualcosa, invece se sei tu che è già. Essendo che lei che tra virgolette infonde il suo potere con se stessa, ovviamente la vita non la perdi. Perché non è magia del sangue. Invece, quando uno te lo fa, perdi vita. Perché. Come la spada che vuole mettere da Yak. Ma è strano, perché mi sembra che la spada di Yak veramente. Non so, l'ho visto di video, mi sembra che toglieva vita. Vabbè. Adesso guardo. Andiamo a affrontarne uno per curiosità. Perché. Boh. Sai com'è? Guardi un. Magari è solo perché è la beta, ma mi sembra stranissimo che questa qua non perde manco un briciolo di vita quando usa una cosa. Può darsi che gli hanno messo la vita infinita. Come gli Epic Fail di Ritre. È fantastico quando Ritre c'è un fail e poi. Ops. Vabbè. Come Most Wanted 2012, non me lo dimenticherò mai. Si sono dimenticati di. Si sono totalmente dimenticati, cioè si sono dimenticati. Questo è stato arrestato dalla polizia su Most Wanted 2012. Poi quando è arrivata la barra tutta rossa, non è successo niente. Lui è riuscito ad andare in retromarcia e il pubblico. Oh! E quello di là hanno detto: state tranquilli, abbiamo dovuto mettere qualche cheat in più per far capirvi, per farvi vedere come funziona il gioco. Tutti si sono messi a ridere. Vabbè, però ci sta, dai. Sì, tecnicamente. Boh. Adesso provo a mettere Shangri-La, vediamo cosa succede. No, non. Per adesso non me la tolta. Allora, secondo me devo cercarmi su internet perché. Vabbè. C'è anche un achievement se non fai niente con i banditi, dopo un po' ti fa così e. Sì, vedi? No, te la togli la vita. La sta togliendo. E questa è l'abilità comunque. E com'è possibile che. Vabbè. Magari perché gli hanno messo la vita infinita, si sono dimenticati. Stranissimo. Inizialmente non capisco com'è possibile. E tecnicamente quando metti di One Shangri-La ne riparte vita. Perché hanno messo due artefatti in più. Uno che quando tu cambi quando stai per morire. Cioè quando stai per morire. Quando c'è questo effetto qua, da quanto ho capito. Ti aumenta il bonus danni fino al 32%, cioè parte da 8, no, 24, perché parte 8, da 8 ed è colmabile 3 volte. Poi però mi sembra che c'è il bonus del 16%, so. E poi ne hanno fatto un altro che non c'entra assolutamente niente, che è una descrizione grande come una casa, che ti aumenta l'attacco e te lo diminuisce. A seconda se il personaggio davanti a te ha ustione o no. I guess è un potenziamento per i team che hanno Dendro e fuoco. Bargeron, giusto? Già qua. Vabbè, togliamo sto stupido. Andiamo avanti con lei. Scusate, Inazuma Eleven. Allora, l'albero è a livello 50 tecnicamente, perché già stamattina era al 50. Perché i bauli che trovi dentro sti dungeon ti danno 2. Io ne avevo 11, trovi 5 o 6 bauli. Ne servono 25, insomma, manco 2 dungeon e me l'aveva fatto su 3 o 4 che dovevo fare. Vabbè, comunque, questo qua è fatto, questo è fatto. Questo manca? No, l'abbiamo fatto adesso.
Qui non c'è dungeon. O domini, vabbè, chiamiamo i dungeon per non confonderci. Questo è quello lì della spuma marina, ora. Questa è la boss fight del signore, questa è la Raiden. Boh, siamo boss. Boh, andiamo al coso di al santuario di Sakura. Abbiamo fatto 100% di raso. Così possiamo andare a Sumero. Prossimo aggiornamento c'è una cosa che io ho detto negli stream 3000 volte e sono contento che è uscito. Quando tu usi l'abilità Z del compasso, ti fa il cerchio e ti dice dov'è la roba con un segnale, però un segnalino. Non so se avete mai giocato Fallout 4, c'è l'abilità che tu puoi sbloccare, una per tree, che devi fare una missione, c'è una cosa sulla strada che segui quell'iconcina, ecco, è uguale qua. Il problema è che qua è scomodissimo perché c'è montagne da scalare e alto, quindi ti dice c'è un baule in giro, potrebbe essere però sopra quella montagna, no? Non, un po' si capisce, ma non, a volte ti confondi a male. Ecco, finalmente hanno messo che quando schiacci l'abilità ti esce sulla mappa dov'è il baule. Cioè, è fantastico. Io sinceramente quando ho visto quello ho detto, no, vabbè, ci sta di brutto. Adesso a livello 50 dovremmo anche sbloccare la roba che facciamo più danni con le ultimate di Eletto, le ultimate, le cose di Eletto. Vabbè, adesso mettiamo offri e siamo a livello 50. E poi non ci ha riscatta tutto. Vabbè. Arrivano già i messaggi qua che sono pronti a mandare la squadra. Puoi usare operazioni nel mondo? Ah, puoi fare la serentina. Finalmente abbiamo una serentina di. Ma non ce l'avamo già, la serentina di Nasu. Vabbè, la resina ci sta, ma non è quello che stiamo cercando. Dovrebbe darti anche desideri, giusto? Un desiderio normale per adesso. La concina ci sta, due desideri al fondo. Perfetto. Yes! Così abbiamo un pool gratis. E ne ho 8. Poi, purtroppo però, dovrebbe essere dal 24. Fammi vedere, mi sa che non te lo dà. Non riusciamo a prenderci 5 cose dei pool mensili. Ma aspetta che lo leggo. Aspetta un attimo. La signora. Eccolo qua. Allora. Dal 24 aprile, no, dal 24 aprile al 24 maggio, giusto, è giusto, giusto al ok. Si chiama Wonder fino a giugno. Vabbè, ci sta. Allora a sto punto conviene prenderlo a fine mese la ragazza. Boh, non so neanche, forse stavolta proviamo anche per l'arma, ma non sono sicuro. Più che altro ci sta anche perché voglio aspettare. Voglio aspettare che. Voglio vedere esattamente quali sono i suoi kit. Non voglio. Cioè, possiamo prendere anche dei one e far bagno, ma non voglio stare lì a provare e riprovare finché non funziona. Uno di attacchi con l'anate vettore perché un serie a scarica fulminante ridotto a 2. Ah sì, adesso gli fanno anche danni, sti cosi. Volevo solo vedere la cosa degli elettrogrammi. No. Perché non. Ah, ecco. Ma ok. La durata di elettrogrammi sarà 30 secondi, vabbè. Ogni personaggio del gruppo di cui ti puoi aumentare l'elettro aumenta il danno inflitto. Finalmente l'abbiamo sbloccato. Pensavo che ce l'avevo già sbloccato, ma no. Puoi bloccare al massimo 10 volte i danni subiti da alcuni pericoli ambientali di Nasu.
quello è anche utile. Il problema è che arriva proprio all'ultimo quella roba lì, a meno che devi farmare delle cose. Beh, probabilmente altri personaggi di Nazuma usciranno. Ah, uscirà un nuovo personaggio di Sumeru, credo, cioè nel senso hanno fatto vedere sto cacchio di thriller con sto ragazzo che parlava con il capo delle guardie di Sumeru, non mi ricordo manco se si chiama Saino, e penso che sia un personaggio nuovo giocabile, credo. Hai sbloccato il negozio, yes! No, è da una vita, ragazzi. Non vedo l'ora poi di cominciare a divertirmi a Sumero, I guess. Bello sfondo. E quando è che c'è sfondo qua? Ieri non l'ho visto, vabbè. Finalmente abbiamo l'emblema di Q. E raggiungi il livello massimo del sacco. Quindi Nasuma è finito. E Mosdat che aspetta, tanto abbiamo ancora un'ora. Non mi ricordo, però a questo punto faccio anche una cosa per cercare gli elettrocani a Mosdat perché ne manca uno. Peccato non lo volevo mai neanche fare. Perché speravo che lo trovavo da solo, ma vabbè. Non fa niente. Peccato. Non dico che mi sono dimenticato, ma vabbè. Ah no, guarda, off. Il vigore aumentato, ok. Oggi è giornata. No, è un mese incredibile. Sembra quando giocavo a Battlefield 4 che c'erano partivano 15 giorni a manetta che mi dava missioni su perché era tutto sembrava così tutto lineare. Il dilemma si sconfigge i mostri e salva user. Vabbè, io non sconfiggio io. Pensavo che era uscita una nuova quest. Sai che forte. Sarebbe una rottura di scatole. Come immune. Come ti permetti? Come ti permetti a essere immune agli attacchi della Shogun? Boh, vabbè, comunque. Sei dita, ok. Fammi vedere. Ma io non vedo C. Sto scherzando. Non avevo pensato che ci fossero dei mostri. Che strano uniforme che c'è. Ecco il. Con una ricompensa per il disturbo. Ah, pensavo che mi ha dato semplicemente il Matsuke, come si chiama? Abbiamo sbloccato i sigilli di Eletto, ok. Anche qua allora 100%, boh, oggi è giornata, ripeto. 100%, vabbè, la montagna dicono che è una cosa diversa. Poi il picco del drago lo farei. Ma. Sinceramente dico la verità. Questa cosa qua la sto facendo per cose personali, non, cioè, perché a me piace fare il 100%, non per la fantasca e quant'altro. Che bello avere il vigore in più. Vieni qua. Vabbè, andiamo a vedere. Questo. Tanto è disappointment. È un disappointment. Adesso guarderete, ma è veramente schifo. Però comunque la roba di Sumero, eccetera, o di Fontaine potrei anche tenerla da parte quando arrivano personaggi interessanti. Mi metto che ha. A fare l'albero di Sumero, cacchio, ma non so, adesso poi vedremo, insomma, cosa fare, cosa non fare. Ah, adesso sì che è un piacere usare l'aleante. Ebbè, inizio. Voi che avete tutti già il coso al massimo della stamina. Ciao, cognolino. Ciao, ti piace qualcosa? Se non trovi quello che fa per te, posso fartelo su misura. Non avrei mai pensato. Ah, puoi sfidarlo. Vabbè, non avrei mai pensato di vedere sto menu. Non pensavo che non ci sarei mai riuscito. Invece, hai qualche articolo per me? Oggetti, ma se mi chiedi qualcosa, ma mi chiedi se potranno piacere. Ah, ho degli oggetti che mi sono stati consegnati. Ah, tamburo festivo, strumento che può essere usato durante la missione. Ah, poi ci sarà un evento che sbocchi la tromba.
su Genshin, cioè non trombone, non la tromba. Quindi presumo che con i tuoi amici puoi fare concerti. Napoletani. Comunque bellissimo. Parlami della tua città, cosa vuoi, cosa puoi fare su ordinazione. Vuoi comprare dei souvenir. Disappointment, preparati. Ve l'ho detto. Ah, puoi comprarti more. Ok, interessante. Ok, adesso però ho finito. Cioè, non è come lui è, non puoi trovare le cose sulle pareti. Interessante. Quindi c'è anche il fatto di trovare un po' di bauli nascosti. Almeno. Penso che come io ogni volta che c'è un aggiornamento, quando vado in giro nelle mappe, che ho fatto 100%, perché escono sempre nuovi cose. Vabbè, per adesso io qua lo mollo così. L'unica cosa utile sono i maure. Devi però acquistare questo. Però ce lo teniamo perché c'è sta roba qua. Magari ci serve, eccetera. Quindi abbiamo un nuovo store per prenderci questi. Non sono neanche blu. Fossero blu, dici. Ma neanche, non sono neanche blu. Quindi così. Vabbè. Boh, anche questo è fatto. Oggi è giornata. Ci sono un po' di missioni da fare. A parte che oggi non dicevo tanto forte, ma dovrebbe essere il mio ultimo giorno di lavoro e poi sono in ferie. Mi possono chiamare anche domenica, se sono cattivelli lo fanno, eh. Mi è già capitato di lavorare domenica. Nel senso, domenica su chiamata, nel senso che là io lavoravo per un po' di tempo, ho lavorato fisso di domenica. Ci sta, che era vicino però. Adesso mi chiamano domenica chiamata che devo farmi un'ora di macchina. Insomma, è un po' così. Quindi qua siamo a posto. C'è poi una cesta qua. Non so onestamente se darci veramente retta o lasciar perdere. Ah, la puzzle questa. Ah, no, no, non il, la puzzle, è la Hustle chest, hustle, alla hustle. È una cosa metà inglese, metà italianesca. Hustle. No, c'è veramente comunque. Dovrei averla. No, forse l'ho già sbloccato. Non era questo. Sai che l'ho già sbloccato. Era questo. Vabbè, allora possiamo toglierlo, I guess. Via, nemmeno. Ok, volevo togliere solo un po' di roba qua che non mi serve. Questo serve per, non mi ricordo per cosa. Cioè, è materiale per far salire di livello i miei personaggi, ma non mi ricordo cosa. Quello da pescare lo teniamo o lo togliamo? Io lo terrei, senza che poi dobbiamo farci furina per scusate. Poi per furina ho un po' le scatole che dobbiamo avere gli stessi peli. Poi se arriviamo a 200 salvo da poi. Cos'è questo? Non lo so. C'è anche questo. Ah, Nucky Weed. Ah, questa qua è una chest che finché non c'ho il temporale non riesco a sbloccare. Ma perché l'ho messo? Sì, questo è per. Non so cos'è questo. Ah, sono i Naki Weed però. Scusa, perché l'ho messo quello? Ah, forse per non confondermi. Anche questo. Non sono più capace a metterlo. Ah, sì, scusa, basta fare così.
Poi qua cos'è? Attenzione, ok. Andiamo. Oggi è giornata di Nasum, ma qual è il giorno che non è giornata di Nasum? Se non ce la tolgo il Mac. Sì. Ma. Poco. Dovrebbe arrivare il tuono del mio telefono che presagia il. C'è veramente una missione bella. Ah, c'è a Zakur. Oggi è un giorno importante. A vedere la tua arma. Cercato in 10 ovunque, ho finalmente stabilito la posizione di quella banda di Carigi. Fammi scattare per non la. Ah, questo qui è quello lì, forse, che abbiamo fatto la storia insieme. C'è un pezzo nell'avventura, forse c'è lui. No, nel senso non avventura avventura, proprio missioni parallele, cioè quelle lì che sono importanti ma non sono dell'avventura, ecco. Ma non devo commettere i stessi errori dell'altra volta, i caraghi sono numerosi senza scrupoli. Ora questa volta mi accompagni? Dopo che la sconfiggi, dopo che li abbiamo sconfitti, sfiderò il capo A. Duel. Giusto? Giusto, io devo farlo. Situazione nelle tue mani, ok, mi sa che devo farlo io. Parla con Asakura. Sì, onestamente mi sarei aspettato anche qua non so che cacchio. Come cavolo ci arrivo lì? Stavo pensando. Vabbè. Andiamo da qua. Tanto ho il gadget che mi fa volare un po' più in alto. Vediamo se riesco. Teniamo, vabbè, teniamoci loro per fare cambi e scambi. Non fa niente. Devo solo leggere messaggi. Senza che qua mi dicono, Michele, devi andare da un'altra parte. Scemenza. Allora andiamo a affrontare Mr. Fantastic. Spero che poi metteranno un sostituto di Shangling che sia più forte questa mai. Mi dà l'idea che più vai avanti più il gioco è facile, che metteranno sempre più personaggi più forti, ma di solito è sempre così. Però la base è un'altra, potrebbero mettere cose come l'abisso, eccetera, molto più difficili. Per esempio a Fontaine alcuni nemici non li puoi affrontare. I carichi sono proprio là, dice Zakuul. Andiamo a sconfiggere, dice Zakuul. Anche tu sei a malapena riuscito a sfuggire l'ultima volta. Ah, e va, visto che non hai, non riesco a. Allora tutti quanti distruggiamo, ok. Prego, non uccidermi. Come hai fatto a trovare una persona così forte? Disgustoso criminale, ridammi subito là. Sei ancora fissato con quell'arma, tu? Sono qui solo per riprendere la mia arma. Se mi dici dov'è, ti risparmierò la vita. Non sprecare il tuo fiato. Per favore, fermati, ti prego. Non ho detto che non avrei detto nulla, non c'è bisogno della violenza. Quell'arma è stata presa dal nostro capo per la sua collezione. Se vuoi prendere l'accompagnamento laggiù e prenderla. Hai un po' di buon senso, allora. Vi prego, vi ho detto, fuori dai piedi, immediatamente. Craig fugge via. Non è molto portato per il combattimento, ma sicuramente è veloce. Ed è anche veloce a vendere i suoi compari. Alla fine sono una banda composta da gente che si è unita solo per il proprio tornaconto. Non c'è realtà. Non c'è lealtà. Vabbè, comunque la nostra prossima tappa. Seguiamo il piano originale, io mi batto con i loro leader e tu di leader e tu ti occupi dei piccoli, va bene? Ah, vedi? Ok.
pensavo che era una cosa sconfiggi tutti e poi il leader si arriva e ci dice: ah, adesso vuoi un duello uno versus uno con te. Interessante che ci sono queste cose ancora. Ma lui dice 100%, ma più che altro 100% con quello che il giocatore, cioè la mappa è stato, non so se tocco sotto, ma abbiamo creata, cioè nel senso tipo Fontaine, per dire, c'ha un tot di ceste al day one, il 100% è stabilito da quelle ceste. Se invece tu hai le ceste, cioè se tu trovi altre ceste che non c'erano i day one, si conta lo stesso. Però insomma, come dire, il gioco ti chiede, che ne so, ci sono 300 ceste, devi trovarne 300, però magari durante gli aggiornamenti ne mettono tipo 450, per dire. Allora tu se ne trovi 300 dei 450 giocavi, va bene lo stesso, per dire. Tu? Ah, ma sei moccioso di prima. Che c'è? Sei qui per aggiungere qualcos'altro alla mia collezione? Sono qui per la mia arma. Beh, il fegato non ti manca di sicuro, ma ovviamente siete solo in due e mi state prendendo in giro. Se che c'è, ti meriti almeno una chance per il coraggio dimostrato. Dai. Risolviamo la questione da qualche altra parte. Ma non va bene lasciarmi uomini qui senza niente da fare, no? Ci sono, perché non chiedi al tuo aiutante di giocare un po' con loro? Quando sono pronto, io ci sono. Un bel caratterino, eh? Allora, ragazzi, avete sentito l'attacco. Quando te andiamo laggiù. Occupatevi tu, ci penso io. Davvero, mille grazie, mi occupo di lui in fretta per venire ad aiutarti. Anche tu parli molto, eh? Provaci pure. Vediamo se riesce. Mi tira su solo a livello 75. No, vabbè. Questi ce li mangiamo. GG. Pensavo che erano a Milano a livello 90. Guarda, Sakura è laggiù. Sembra che il leader sta scappando. Finché Sakura l'ha sconfitto. Niente da fare, continuo a sbagliare per sempre. Vediamo poi. Poi sono curioso del team di. Hello, it's me looking for something. Nice to hear you out there. Anyway. Allora. Spero che la Vandesca c'è un team che riesco anche a fare. Cioè, al massimo tolgo. Magari devi fare veramente un team con una Ida. Sembra interessante. Vabbè, penso che la base che metto alla Raiden altri personaggi. E vaffanculo. Quando avremo un po' da fare quando arriva la Vandesca. Non preoccupatevi. Non preoccupatevi. Dal tuo respiro regolare posso dedurre che i Kragi non sono stati al tuo livello. Sembra che tu abbia vinto, anche esattamente, anche se purtroppo devo ammettere che gli ho permesso di scappare. Sono riuscito a colpire una sola volta con la lancia dopo una sua finta. Tuttavia è ferito molto gravemente, non credo che riuscirà a fare granché per almeno qualche anno. E soprattutto ero sconfitta da solo e ho reclamato la mia arma. Umiliazione che ho dovuto sopportare ormai terminata. Congratulations, dude. Ti devo ringraziare, ma non posso ancora farmi pace. Tutta questa situazione è stata causata dalla mia mancanza di addestramento. Continuo quindi a allenarmi e a definire la mia abilità. Date una visione a quest'uomo. Perciò spero continuerà ad aiutarmi all'addestramento in futuro. Ecco, prendi. Non è molto, mi spiace. Però è sempre qualcosa. Vabbè. Va bene. Hello there. Goodbye. Thank you. Vabbè.
Espia Ventura, ma ah sì, quello lì dovrebbe essere quello lì che fa l'incarico, forse giornaliero, e ti chiede di sconfiggerlo, poi lo sconfiggi facilmente. Forse dovrebbe essere lui. Togliamo solo questo, tanto non penso che ci serve ancora. Finalmente facciamo un po' di spazio anche per i Mark. Volevo solo vedere quante missioni mancano qua. Per curiosità. 6. Sì. 39. Ok. Mozart dovrebbe non finire tutti. Lui è, non mi ricordo. Dopo guarda. Smir, Fontini, ricompensa reputazione. Allora, adesso i qua, comunque vabbè, volevo solo guardare quello. Tanto penso che qua non ci siano altre cose, poi non ho intenzione di andare avanti a guardare in Azuma, tanto basta pulire due o tre marche, per me vabbè. Adesso ho l'intenzione invece di capire questo. Poi ci sarà nel prossimo aggiornamento, poi togliere sta roba. Te la fanno proprio togliere. Questa missione consumerà risorse per altre missioni che sospenderò. Quali missioni? Non lo so. E quello mi dà fastidio. Cioè, anche se, vabbè, capisco che forse non è carino metterti esattamente qual è la missione, anche se non l'hai neanche sbloccata, però. Cioè, io non voglio sbloccare la missione e poi, oh no, non puoi farlo perché c'è la missione. Vaffan Gigio. Il prossimo comunque aggiornamento tutta quella roba lì la tolgono, lo fanno meglio, I guess. Stavo pensando che volevo andare dentro forse l'ufficio di se riesco di cosa. Sottoterra ci sarà qualcosa, non so. Il negozio lì non l'abbiamo quasi mai guardato. Sottoterra dove ci sono la Gilda dei Ladri. Hello my friends. Ma non è comunque qua, però volevo guardare se c'era qualcosa, secondo me. Ah, ok, niente di che. Vabbè, assaggiamo, vediamo se c'è qualcosa. Sempre più bianca sta ragazza, non va bene. Non prende il sole. Ma è vero, è bianchissimo. Tecnicamente questa qua, si fa i giri per l'UE, dovrebbe avere un'abbronzatura di quelle pesanti, invece. Vabbè, niente di che. Speravo di trovare qualcosa lungo il percorso, però vediamo se dentro qua troviamo qualcosa. Neubilevet, sei a casa? Qua c'è armonia. Sembra che è sempre incavolata perennemente questa. Questa è quella lì dell'avventura. Ah, non c'è Neubilevet, però puoi entrare. Non è come quei giochi che ho giocato in passato, che sono dei giochi in passato che dispiace anche, non ti, come dire, ci sono delle aree che tu non puoi più entrarci. Sono veramente, veramente, ma veramente strani quei giochi lì. C'è un bimbo lì? Sì, perfetto. Easy money. Vediamo come che ci arrestano, perché Yena sta usando la sua abilità elementare.
È contro la legge. Sprintare in giro per il palazzo di Memonia. Sembra. Vabbè. È contro la legge sprintare così. Qualcuno si potrebbe fare male. Quindi Yelan accorte. Beh, me la vedrei con il caratterino che c'ha. Potrebbe sfidare un pochettino a parole neuvillette. Comunque. Boh, io qua comunque non vedo niente, già l'altra volta avevo esplorato qua la città, quindi andiamo qua, andiamo al palporto. Ah, lì c'è anche un posto che non abbiamo, magari è lì la boss fight. No, c'è una nuova area anche. Forse di Fontaine, se ho capito bene, lì ci sarà tutto quello che vogliamo, eccetera. Quest'area qua dovrebbe essere. Aspetta, togliamoci. Sì, c'è una missione qua. Quest'area qua dovrebbe essere, se ho visto bene. Vabbè, non tutto sto Ambaradan forse, ma magari. Sembra quasi che loro creano una, come si chiama, una regione. Questa regione la fanno come vogliono loro, grande come voglio, grande o piccola. Poi pian piano decidono se aggiungere o togliere dalla nazione, se mettere più che per lui o meno, o più cose per Fontaine, per dire. Ho notato quello, con Fontaine hanno fatto così. Magari avevano l'idea di farla grande come una casa, però da questa parte qua hanno fatto il confine di lui. Loro potevano mettere benissimo un'altra Fontaine qua. Secondo me hanno quelle idee lì, no? Partono da un concept e poi dicono: ma lo facciamo piccolo, più grosso, seconda, mettono i confini diversamente. Tu saresti uomo, sì, donna occhialuta? Raimondo? Ma no, basta! Mi avete rotto le. Basta! Io non sapevo dov'era, è qua, e vabbè, mi avete rotto. Vabbè, ho inviato qualcuno a consegnare il rapporto. Scusate l'urlo. Basta. Ho inviato qualcuno a consegnare il tuo rapporto all'istituto. In ogni caso, lascia a te il lavoro. Fu Madame Fusile. Fusilier. Fusilier dice: naturalmente, Raimondo, ma quanto all'aiuto di cui si parlava prima, non c'è ragione di preoccuparsi. Al momento, il ricercatore senior orario sarà. Che altri guai volete procurarmi adesso? Al vostro fianco. È bello vederti così presto, ricercatore senior onorario. Ma lascia che mi presenti. Ma ti abbiamo già incontrato, Raimondo, no? Investigatrice, lascia che ti presenti, forse. Lascia che ti presenti l'investigatrice speciale incaricata del caso del Museo Cinetico dell'Archium, Madame Fusilier. Prima di chiederti nuovamente il tuo aiuto, lascia che ti spieghi il caso del furto. Io ho anche un paio di informazioni da aggiungere. Nel mondo spiega le ragioni per cui l'istituto di ricerca hanno sospettato subito di Nacker. Dicono di aver registrato un'impennata nelle energie dell'Archium, il laboratorio centrale ne sarebbe stato investito. Quindi solo dei veri addetti ai lavori avrebbero potuto soffermarsi in quel luogo. Ma a me mi sembra abbastanza tranquilla come persona. Boh. C'era la morte con il giornalista. Inoltre è troppo strano che l'attacco sia coinciso con l'attivazione del generatore. Raimondo è convinto che il sabotatore sia un ricercatore esperto legato al progetto di ricerca. Del resto, le indagini e le ricostruzioni successive supportano questa teoria. Sono solo tre le persone dell'istituto di ricerca di Fontaine che corrispondono a questo profilo. Raimondo, Nacker ed Edwin, che però è deceduto nell'esplosione. L'indagine interna sta coinvolgendo anche Raimondo. Farebbe ridere se fosse Edwin. Lo ammette lui stesso. L'indagine interna sta coinvolgendo anche Raimondo, lo ammette lui stesso. Mi lascia intendere che si tratta di un'esperienza tutt'altro che piacevole. Il mio obiettivo principale rimane in ogni caso determinare dove si trova Nuke. È troppo rischioso lasciare incontrollato un prototipo tanto instabile, capace di esplodere espandendo una ondata di Archeon su tutto ciò che lo circonda. Ok,
La Fantesca. Sti giorni sarà sempre colpa sua. Quando la sbocchiamo, era tutta colpa di Lisa una volta. Ehi, vuol dire che potrebbe esplodere in uno da un momento all'altro. Spero che non finiremo proiettati in mille pezzi per aria, in effetti. Sembra che non abbiamo un'altra scelta. Sembra che neanche si meriti davvero una bella squarciata. E la miseria, per quanto mi riguarda, non si sarà cavata così facilmente. Il mio ruolo di ricercatore segno onorario mi poterà navigare, lo sento. Quanto mi riguarda non sarà così facilmente. Conto su voi due. Adesso devo tornare all'istituto. Non credo che il suo assolo possa far fronte da solo a tutti i giornalisti ancora a lungo. Andate in fondo a questa faccenda, per favore. Se anche solo per la sua salute. Ah, per la salute, sì. Guadagneremo più tempo possibile. Ti ringrazio. Il mondo si allontana di corsa. Quindi, signorina Fuseghe, ricercatore onorario, dobbiamo agire in fretta. Solo trovando il vero colpevole potremo salvare la reputazione di Edwin. Va bene molto, eh? Mi ha aiutato in più occasioni, si è dimostrato una persona per bene. Invece è un essere ignobile, no? Che ha sfruttato le ricerche di un per i suoi interessi. Perdonabile. Credo che abbia incontrato Edwin in occasione della prima esplosione. Deve essere cose si sono messe in maniera tale da portare a vantaggio unicamente a lui. E in più il nucleo di Arkham nelle sue mani. Se non è che era ancora vivo, lo troverò. E io avrò problemi. Tuttavia, non credo che tu sia qui per parlare di questo. Dico bene, ricercatore? E quasi ora andiamo al porto. Una volta sul posto, vi spiegherò i dettagli. Ok. Ho mezz'ora. Poi devo salutarvi. Non mi hanno ancora mandato. No, sarebbe stato bello. Faceva il rumorino. Interagisci in che senso? E beh. Presumo che per prendere quella cosa lassù devi fare l'ira di Dio. Non ho intenzione di farlo adesso. Ah, aspetta. Vabbè, allora facciamo adesso. Ah, devo ricordarmi a memoria dov'è? Ho per carità di Dio. Se lo ricordo. Mi sono già dimenticato io. Ah, ragazzi. No, cavolo. Devo spuntare. No, ma fa bagno. Mi ha fatto cadere sto scemo. Andiamo. Torniamo lì. Potevo arrampicarmi, ma non ci vuoi. Andiamo. Integrato, lo voglio fare, facciamo. Ah, già qua c'è il vetro. Ufficiale del porto. Hanno dei capelli rossi. No, non c'è la codina. Allora, fammi. Vabbè, fino a lì ci siamo, so che dopo un po' scompare, quindi. Cos'è quello? Madonna, ha tirato un laggone. Wow. Scusate la mezza parolaccia. Hello, it's me. You're looking for something? Ok. Ci ho fatto. Ah, non penso più. Pensavo che dovevo fare un altro. Mi sono preso un attimo male. Vediamo, sono sottostante del portello Midus. Allora veramente devo buttarmi giù. Dice in basso, non dice in basso. Ah, perché vuole che usi l'ascensore. Hello, my friend.
un'altra volta è morto, eravamo morti. Ogni tanto parte un sticazzino che non puoi più controllare l'aleante, puff, qualcuno muore nel tuo team. Cosa ci facciamo qui? Sembrano spie professioniste. Siamo qua per origliare. In effetti siamo qua per. Ah, diceva Paimon. Invece Fusilier dice: beh, siamo qua per origliare, ma credo che ci toccherà aspettare ancora un po'. Aspetti per un po' tra le fronde. Guarda, sono proprio le persone che stavamo aspettando. Fatemi. No, sto scherzando. Aspetta un attimo. Niente, stavo parlando con la regia a casa che magari c'è una possibilità che domani mi chiamano a lavorare, secondo me. Ma non credo, non penso, non so. Vabbè. Poi prossima settimana ferie. Le mie indagini suggeriscono che sono. Poi devo fare una cosa. Le mie indagini suggeriscono che sono qui per. Era una partita di merci che ha a che fare con l'istituto di Fontaine. E la cosa potrebbe riguardare anche Nakia. Avviciniamoci un po'. Nakia. Apposta consiglio. Trasporto, istituto, lezione. Tutta presa bene. Tutta presa bene. Yelan camminava tutta. È proprio il suo mestiere questo. In qualche parte c'è qualcuno oggi. Ci hanno visti, Paimon dice. Sembra che tu non conosca le ragioni, ti ho avvertito. Addio. Quanta presunzione, andiamo a tagliarmi di mezzo bocchino prima che fichi al naso. Ma mi ha detto di andare, di mettermi qua. E io mi sono messo qua e poi ci hanno visto. Devo aspettare. Centrazioni speciali di ricerca, non abbiamo intenzione di mettere il naso negli affari di Spina Rosso. Aspetta. Semplicemente fatto. Whatever, dude. You insolent. Sì, devo fare così con Bennett. Per una questione di velocità faccio sempre quello di un livello, due livelli. Voi siete a posto. Peggio per me. Non mi importa che vi ho mandato per mettere a tacere. Fate come credete. Nessuno sta cercando di farti chiudere il becco, piuttosto il contrario, dice Palmo. Siamo investigatori dell'istituto, sospettiamo che tu, Schosivart, sia coinvolto nella sparizione del nucleo. Ti prego di collaborare. Quindi è così che l'istituto cerca gente che collabori con l'indagine origliando? Non mi sorprende affatto. Si tratta di una critica investigativa essenziale, posso spiegare tutto. Io sarei interrogato della situazione, lui non sembra capire completamente però. Non capisco. E ma che Marco? Di che diamine stanno parlando? Marco dice: credo stia cercando di dire che qualche idiota ha rubato o l'ha restituito una roba che ha una potenza esplosiva devastante. Se esplode vicino al porto, farebbe fuori tutti i pesci e bloccherebbe il transito delle navi. E per fermare l'idiota in questione che sono qui, quindi ho capito bene? Assunto perfetto, pare ci sia ancora qualcuno con dei neuroni funzionanti dopo tutto, dice Fusing. Capisco, quindi siete qui per fare ben bene. Io invece pensavo fosse gente mandata da Loiler per mandarmi a tacere una volta per tutte. Ho mal interpretato, mi spiace per farmi perdonare appena possibile, vi offrirò da bere. Mi spiace per farmi perdonare appena possibile, vi offrirò da bere. Mettete cerchi, non stavate discutendo un certo di affari? Affari? Credo che anche qui abbiate capito male. Non faccio affari con dei pezzenti come Lodier. Gira sempre come quelli di Snesnaya e si preoccupa solo di esportare la merce di Fontaine per il suo ritorno personale, per Joy. Tempo fa è venuto a chiedermi aiuto per farmi uscire clandestinamente una persona da Fontaine. Clandestinamente?
Sì, potrebbe trattarsi di un hacker che noi stiamo cercando. E come è andata, Monsieur Chauvet? Non mi ha ispirato fiducia, quindi ho rifiutato la proposta. Appaiamo sempre un poco delusa, fusilare, non è così? No, ha fatto come potrei mai desiderare. Love is in the air, non so. Già è giornalista, adesso si mette anche questo. Oggi è venuto fin qui a minacciarmi, mi ha raccomandato di non proferire una parola sull'episodio, altrimenti il loro capo sarebbe venuto a farmela pagare. Io ero lì, per farlo pentire delle sue parole, quando la Marche si è accorto di voi che arrivavate, ma no, mi sono distratto, di lui si era data gamba. Dunque si chiama Lodier, il capo. Potrebbe essere un fatus, lasciamo perdere, poi non piace scherzare. Non è che ogni persona indistintamente che incontra deve essere un fatus. Ebbene, in effetti. Lo pensavo anch'io, ma non riesco a spiegarmi che sia e cosa vuoi concini indistintamente. So solamente che è un acquirente importante, uno che ha comprato un sacco di roba attrezzatura per mandare, da mandare al porto. Non ho idea di quale affare abbia. A parte questo, mi basta sapere che frequenta l'Olier. Per concludere, che non deve essere migliore di voi. Capo, non è giusto, posto giusto per parlare di questo. Torniamo alla nave. Venite con me. Vi aiuterò a rintracciare il nucleo. Non state cercando di tenderci una trappola, eh? Vabbè. Saliamo a bordo, eh? Ah, ok. Pensavo che c'era qua, tipo. Avanti e indietro, avanti e indietro, avanti. Qua di quei corsi navigini abbiamo 50 da portare alla cosa. Eh sì, perché ti migliora anche l'abilità di respirare sott'acqua, mi sembra. Non mi ricordo, non sono sicuro. Comunque. Wow, questa nave è tutta tua. Che cool, I guess. Naturalmente, adesso andiamo sotto. Non c'è tempo da perdere. Se ho capito bene, quella roba potrebbe far esplodere. Potrebbe esplodere da un momento all'altro. Il fatto è che non abbiamo altro su cui basarci, stando a quanto sappiamo finora, tu gestisci la più grande operazione commerciale clandestina a Porto Medusch. E spesso tratti oggetti legati in qualche modo all'istituto, dice Fusica. Abbiamo trovato tracce di Archeon su alcune merci. Quindi, seguendo le piste commerciali, siamo arrivati qua. Però non ci aspettavamo che tu non avevi fatto questo. Peccato clandestino nero, non sono la stessa cosa. Io sono un parassita. La stregua di Lolia. Hai appena messo di lavorare nel mercato clandestino, smettila di fare il Sant'Anni. Avrei già catturato quello lì, se solo mi avesse contattato prima. Avesse contattato prima. Dice di dovermi dare una lezione, perché non si fa avanti? Non ci ha permesso di spiegare come stanno le cose, avrei dovuto dare a tutti una brasca che devo suonare. Sì, tu che sei venuto addosso senza dire una parola. Ti avremmo spiegato tutto prima se solo ce ne avessi dato l'occasione. Pronunciato ben due frasi che significa senza dire una parola, dice Chauvet. Concini segnerò il loro nome all'istituto, ma adesso. Sì. Capo, scusami se mi intrometto, ma l'Uliera non ha detto qualcosa al momento non serve? Proprio così la canaglia ha anche aggiunto che è un peccato che io mi sia perso un bel bottino. Avrei voluto dargli un pugno. Non potrebbe voler dire che ha già trovato qualcuno che ti faccia, il lavoro sporco al tuo posto. Dici che qualcuno ha accettato la proposta? Già, e magari qualcuno è già stato pagato. Quindi se troviamo chi ha fatto affare recentemente con loro, a me risulta preferisca poveracci fannulloni. Si tratti di tipi più facili da raggirare e da controllare del resto.
Beh, sembra che sappiate di cosa state parlando. Esiste gente del genere all'istituto? Edwin una volta ha detto che vivendo con serenità la propria vita si accorge di essere eternamente circondati da gente così. Capito, Paimon, dove poi basta con i pisolini. Tranquillo, Paimon, non navigheremo nell'ora, ma non siamo neanche sull'asse. Tranquillo, Paimon, noi non siamo persone prima indole. Non mi chiamano male, ma non siamo neanche su. Ma io ho 36 milioni in banca, quindi non so, loro wise, loro sono sempre nella loro, no, non sono tanto ricchissimi, però hanno un po' di soldi adesso in tasca, però. A Fontaine, quando arrivi a Fontaine sono ricchini, ma non ricchissimi, insomma. Sono non male, guess. Diciamo, quando erano lì erano dei fracci quasi, che andavano avanti di missioni della Gilda degli Avventurieri, secondo la loro. Noi non siamo persone pigre e indolenti. Non c'è bisogno di sottolineare, sai? Non preoccuparti, visto che a chi rivolgermi per iniziare, capo, ti ricordi Kovolat? Come potrei mai dimenticare l'ubriacone più sbronzo che abbiamo mai cacciato via perché... Rubacchiava quella. Vabbè, adesso è da un'altra parte. Ok, magari pensano che sia quello lì, allora andiamo. Il timone arrugginito. Ah, andiamo per nave, ci sta. Xenoblade Chronicles. No, il 2 c'è il Mega Dragon. Impossibile trasportare quel tanfo di alcol. Beh, queste qua erano andate l'altro giorno, c'erano queste, sembra segreto, diciamo. Non era proprio una quest, ma... Questo posto è pieno di ubriaconi, davvero pensate che troveremo qui, Cobalt? Allora, forse è riuscito a prendere la boccata d'aria? Gente che ha bevuto troppo alla fine è tornata a casa, no? Forse la troviamo lì. Non conosci gli standard morali ed economici, dunque che quel tipo possa permettersi un tetto. Credo che non abbia altra casa al di fuori della taverna. Per sicurezza ci conviene restare tutti insieme. Ok, dici soprattutto a te, signora dell'istituto. Ah, non ti allontanare, signora, non signorina. Okay. Non vorrei che qualcuno di questi ubriachi ne approfittasse della tua costituzione fragile per assaltare. Ti derubarti. Non credo vi convenga ossigenare le creazioni di cui andiamo orgogliosi. Questo lo chiamiamo M16. Monsieur Edwin mi ha insegnato come si modifica questo make. I raggi energetici che spiegano sono talmente potenti da mettere qui gioco per lungo. Verso. Io e Paimon proviamo da quella parte. Io e Paimon proviamo da quella parte, ok. Allora, voi andate davanti. Dove cominciamo? Perché non chiediamo prima il capo della taverna. Il nome del capo è Pitot. Pitot, I guess. Infatti, non è che è lui, vabbè. Sei so. Lo Pitot, o Pitot, benvenuto al timone arrugginito. Oh my god, cosa vuoi davvero? Cominciare la roba di Morrowind. Oh my god, you can't hey. What's your name? I have a coke, please. Hai visto un tizio di nome Cobalt? Appena ho fatto un altro giro, mi chiedo come abbiamo avuto tutti quei soldi. Che sia qua sciocchio. Sei qua sciocchio. No. Scovolta sei nei guai. Stai cercando. Non stai cercando me, che bello. Non ho fatto niente di male. Ok.
Pensavo che era lui. Ok. Questo sarò ricco. Come non si sminuire membro. Ruttino, è ruttone nella vita. Può essere che lui, nessun altro, ha portato una faccia così brutta. Tirati su, Robert. Se sono pieno di soldi ora non razzo, c'è qualcuno come noi da dove vengono questi soldi, raccontami un po'. Ciao Sebart, sei tu. Tu se non avessi lavorato per te allora sì che avrei già fatto un sacco di soldi. Perché devi sempre da tempo che aspettare di darti una lezione, sempre a dire no a quello impedendoti. Tu non sei l'unico che guarda gli altri dal lato al basso, non uscirai mai. Chiudi il becco, non voglio saperne nulla del tuo scenario sporco. Volevo vedere se riusciva a sconfiggerlo da solo, ma mi sa che dovrebbe riuscirci. Ti do una mano, I guess. Certo, non voglio usare la ultima, intanto non ne vale la pena, penso. Ma è caduta dall'altezza, cioè dall'alto. Perdonami, ti prego, capo. Beh, dipende da come ti comporterai. Legalo e riportalo. Ok, abbiamo rapito appena un uomo, ok. Passata la sbronza? Riesci a parlare normalmente? Io, perdonami, era l'arco a parlare. Ecco, fortifica lo spirito. Hai ragione, sì, come dici tu? Se ti faccio una domanda tu mi dai una risposta, altrimenti ti faccio saltare i denti, chiaro? Chiarissimo. Lavoravi per l'oliere? Io conterò fino a tre. Sì, mi ha ingaggiato per scattare un tizio in un certo posto, Porto Lumidus. Lumidus. Non so chi fosse, lo sono accompagnato a un luogo prestabilito, ho preso i soldi e me ne sono andato. Seconda, le persone che stavi scortando ha qualcosa con sé? Un grande zaino in spalla e non lasciava mai custodito. Ma era molto strano, era caldo e continuava a emettere una specie di ronzio. Potrebbe essere. L'effetto dell'autoriscaldamento dall'archium quando era chiuso in qualcosa. Mi parlava di uno zaino deve contenere un nucleo. E la persona deve essere un'acqua. Sembra che l'abbiamo trovato. Poi mo gli dà una bella lezione. Terza domanda. Dove l'hai scortato? Posso avere una mappa? È un posto troppo remoto per spiegarlo con precisione. Ti trovo una mappa. Non provare a scherzare, altrimenti. Non ci pensi nemmeno. Cobalt segna nervosamente la posizione, se no. Mi è arrivato adesso il messaggio di lavoro. Vi ho fatto saltare in aria. Ecco qui. Ovviamente non ci sarà un'imboscata da aspettarti, però hai ingaggiato qualcuno per farmi fuori. Non so nemmeno, sai che non ti mentirei. Quando arriviamo lì, tu aprirai la fila. Tracciate una rotta, la nostra distensione è decisa. Ok, prende il limone e vi precipitate appunto a. Il problema è che ho 5 minuti, nel senso che spegnerei adesso. Ci siamo quasi. Ah. Sì, facciamo così e spengo. Devo guardare più che altro qua, ma mi sembra difficile. Non ci sono la mia squadra oggi. Cioè, nel senso. Non so se mi mandano lontano, adesso vediamo, ma non penso che mi mandano lontano. Dovrei aspettare mezz'oretta per guardare questo messaggio, però visto che è arrivato adesso, probabilmente conviene aspettare. Ah, in attesa di comunicazioni. Quindi o mi mandano lontano o allora conviene che stacco adesso per il mio posto.
Sì, o mi lasciano a casa. Adesso veniamo. Penso, sì, stacchiamo. Perché se mi mandano a adesso che mi dicono, ehi, devi farti un'ora di macchina, conviene avere già tutto spento qua e via. Tanto qua il teletrasporto ce l'ho al massimo, un po' a piedi, un po' si muove. Boh, oggi è stata una giornata, un'altra giornata assurda. Ma ho l'idea che questa cosa succede sempre come... succede sempre perché io sono molto organizzato. Sono una persona molto... molto organizzata nei giochi e dopo un po', anche dopo tanto tempo, cominciano a uscire le cose a manetta e il cost money. È sempre stato così per me. È bellissimo, ma anche per i miei amici, I guess. Però sono molto meticoloso io a fare le cose. Adesso abbiamo praticamente i piatti infiniti. Adesso abbiamo anche poi la roba della stamina, eccetera. Ci sta che però tutto questo è racchiuso proprio adesso che poi arriva un personaggio forte. Poi, insomma, sto uccellino passa sempre in mezzo a... Quanto manca qua? 8 giorni, ok. Non vedo l'ora di... tipo a 2 giorni, un giorno lo sblocco. Non aspetto l'ultimo giorno perché magari sono veramente distrutto e stanco. Sai com'è, no? Vabbè. Qui il viaggiatore, vai alla pagina del 4.6. È interessante la pagina, lo guardate, eccetera. È fatta bene. Però non ti spiega appunto la cosa lì della quality of life, eccetera. E abbiamo questo. Questo è dall'inizio del gioco che lo voglio. No, vabbè. È un sogno diventato realtà. Mi piace tantissimo sto coso del mulino a vento. Secondo me è bella. È fatto bene. Cioè, le cose di Nazuma sono fatte benissimo. Ogni sfondo di Nazuma è bellissimo, ma questo qua di Mozart in particolare è fatto bene. Ma anche quelli di Fontaine, gli sfondi sono fatti veramente belli. Sono molto dettagliati, mi piace. Ah, bello questo. Molto bello. Questo è quello di cosa. Ogni tanto mettono la roba un po' spostata. È bello, ma anche allo stesso tempo bruttino. Cioè, magari metti quello in centro, però metti un bello sfondo, no? Vabbè, adesso chiudo senza che poi tra poco mi dicono, ehi, devi andare, ma no? Questo lo guardiamo poi. Boh, ciao. Ciao, ciao, ciao.